L'Erasmus è l'esempio perfetto ed è anche l'esempio di come dal basso possono accadere le cose più belle, perché adesso, oggi, sia con l'orchestra Erasmus, sia con tutti gli interventi che si sono succeduti in questo convegno, abbiamo visto che, anche visto l'orario che si è protratto più a lungo del normale, abbiamo visto quanto alto è l'interesse per tutta questa situazione che si è creata attorno all'Erasmus. L'Erasmus è di per sé importante perché porta i giovani, abbiamo detto sono circa 9 milioni giovani e meno giovani che fino ad oggi, in questi 30 anni, si sono mossi per l'Europa, 4 milioni sono gli universitari, ma è anche un esempio di come le istituzioni, perché dalle istituzioni è partito anche tutta la volontà di fare questo evento, quindi dal basso studenti e insegnanti, dall'alto istituzioni che raccolgono la sfida degli studenti e rilanciano anche con tutto l'impegno che hanno detto che avranno nel futuro prossimo per aumentare anche i fondi dell'Erasmus. Ministro, questi 3 giorni sono serviti a fare un po' il punto sui successi di questi 30 anni. Quali sono invece i progetti per il futuro? I progetti per il futuro sono, come ha detto anche qualcuno dei partecipanti, sono l'allargamento dei fondi per l'Erasmus e anche il servizio civile europeo, che secondo me è una delle cose più importanti che potrebbero portare i giovani a partecipare a progetti che non siano soltanto progetti di università o di scuola. Una cosa molto importante è anche l'allargamento ai diversamente abili per il futuro prossimo, per i progetti e per l'Erasmus.